Nuovo viaggio di Kaya nel mondo dei distillati. Andiamo a vedere la cartolina. La coltivazione della canna da zucchero ha una traccia storica in Campania ed è per questo che il giovane Antonio Di Mattia ha deciso di realizzare un ambizioso progetto, ottenere un rum dalla fermentazione del puro succo di canna da zucchero alla maniera dei rum agricoli. E per realizzare il suo progetto ha pensato anche alla materia prima. Nei campi della sua azienda a Portico di Caserta coltiva canna da zucchero. La prima canna da zucchero è stata piantata da Antonio a Portico di Caserta nel 2016, nel giardino di casa. Il prodotto era davvero poco, ma oggi il suo canneto, impreziosito dalla vista del Vesuvio, vanta una superficie di 5.000 metri quadrati. Da questo progetto è nato B-Rum, un rum bianco da puro secco di canna da zucchero a 51% di alcol. E andiamo a conoscere proprio Antonio Di Mattia, Berola Distillati. Buongiorno Antonio e benvenuto a Caia. Buongiorno, buongiorno, Allora, ti trovi proprio in laboratorio dove vai a creare i tuoi distillati? assolutamente sì. Qui alle mie spalle c'è l'alambicco. Ah, ecco, che serve? Spieghiamolo a chi non conosce questa lavorazione. È proprio lo strumento che utilizziamo per la distillazione e quindi per andare a estrarre l'alcol dalle materie, chiaramente con tutti gli aromi, nel caso del rum, tutti gli aromi della canna da zucchero. Ecco, tu sei un giovanissimo che laureato che poi ha deciso di mettere su questa attività e dedicarti in modo particolare ai distillati. Perché Antonio? Tutto nasce sempre dalle passioni. Io ero proprio folgorato dal processo di distillazione. Quindi, prima di essere un amante del distillato, sono stato proprio un amante del processo. E poi ho iniziato a bere insomma, dei prodottini di qualità e quindi mi sono appassionato, oltre che del processo, anche del distillato. Sì, È proprio una conduzione familiare, possiamo dirla. assolutamente sì, siamo partiti col progetto io e mia moglie e attualmente ancora alle dimensioni molto molto ridotte. Poi noi siamo all'interno di un palazzo storico, quindi la nostra logistica, le nostre dinamiche sono comunque per forza di cose ridotte agli spazi che abbiamo a disposizione. Questo chiaramente rappresenta da un punto di forza e un punto di debolezza, nel senso che il punto di forza è che, come dire, diventa una vera e propria garanzia di artigianalità della produzione. E quindi noi, per di più, diciamo, nel contesto storico in cui siamo, abbiamo avuto anche la possibilità, ecco, di realizzare delle dinamiche ancora più interessanti da un punto di vista proprio territoriale, perché siamo comunque all'interno e al centro di un paesino, Ecco, che è Portico di Caserta. esatto, ci troviamo proprio a Portico di Caserta. Antonio, toglimi una curiosità, ma è vero che la prima canna da zucchero l'hai piantata nel giardino di casa? Sì, perché poi nella corte noi abbiamo un po' di giardino e tutt'oggi ci sono quelle canne lì, perché le teniamo proprio come una sorta di vivaio anche per chi ci viene a trovare. Facciamo subito vedere dove è partito tutto nel nostro agrumeto, perché all'interno della corte abbiamo un piccolo agrumeto. E i campi invece sono sempre qui a Portico di Caserta, però ecco, un po' distaccati dal paese, nell'area agricola del paese. Antonio, perché ti è venuto in mente di realizzare un rum di canna da zucchero? Come ti è venuto in mente? Che cosa ti ha ispirato?
Allora, il discorso di innanzitutto realizzare una piccola distilleria qui al sud, è nato proprio dal concetto che, un territorio può esprimere comunque in un ambito come quello della distillazione qualcosa di diverso rispetto alle distillerie del nord. Quindi ci siamo chiesti quali potessero essere innanzitutto le materie prime da poter trasformare. Quindi la nostra partenza è stata quella con le acquaviti di frutta, perché comunque la Campania è un territorio vocato alla frutticoltura. E da lì poi abbiamo fatto un po' di valutazioni, perché tenete presente che il Casertano, ma in particolare quest'area qui di Portico di Caserta, è da sempre stata vocata come territorio alla coltivazione di canapa e poi tabacco, che sono delle coltivazioni che si trovano anche ai Caraibi, e quindi dove chiaramente si coltiva anche la canna da zucchero. E quindi abbiamo pensato, se lì si coltiva canapa e tabacco e canna da zucchero, magari qui quello che manca è proprio la canna da zucchero. Abbiamo fatto un'indagine storica, abbiamo visto che comunque c'è stata una traccia di passaggio della canna da zucchero qui in Campania, e da lì siamo partiti subito, diciamo, a fare queste prove, diciamo, questo inizio di coltivazione, che poi ha funzionato alla grande. Infatti è divertente leggere ancora sul web, si parla di coltivazione della canna da zucchero nella maggior parte dei siti, anche di Agraria, come una coltivazione possibile solo, per esempio, in Italia, solo nelle aree della Sicilia e della Calabria. Noi la stiamo portando avanti a latitudini differenti, quindi dovranno aggiornare qualcosina. Antonio, il lavoro è tanto, no? Non solo nei campi, proprio perché tu non fai solo canna da zucchero, ma anche altri prodotti ortofrutticoli. Ecco, tutto il processo che poi arriva al prodotto finale, quello che poi noi acquistiamo e beviamo, è lungo, è anche molto dettagliato, è un lavoro di precisione, di misurazione, cioè non è semplice. Il procedimento, vero? Sicuramente, diciamo che i distillati, ancor più del vino, hanno bisogno di affinare anni, diciamo, possono restare lì in affinamento tanto tempo e senza pericolo, ecco, di andare ad avere un declino del prodotto, ma anzi, diciamo, con le giuste misure di ambiente, diciamo, si riesce ad apportare un affinamento sia in acciaio che in legno del distillato per tanto tempo. Per quanto riguarda il processo, sicuramente ci sono diversi step da seguire, dalla raccolta della canna da zucchero, poi c'è il processo della riduzione in succo, quindi l'estrazione di questo succo, e poi questo succo viene fatto fermentare circa 8 giorni. Passati questi 8 giorni di fermentazione, il succo che ha sviluppato ormai, il succo zuccherino che ha sviluppato l'alcol, viene messo in distillazione. Si fa una doppia distillazione, le distillazioni sono delle distillazioni comunque lunghe perché sono fatte con un alambicco artigianale a bagnomaria, e da lì poi viene lasciato in affinamento per almeno il prodotto bianco, viene lasciato almeno 6 mesi in affinamento, ma facciamo anche a volte un anno, e poi viene diluito, filtrato e imbottigliato. Quindi questo è un po' il processo. Ecco, come possiamo consumarlo? Cioè, io sono abituata, no, a questi distillati, semmai a un fine cena tra amici, mentre con un po' di cioccolata, un po' una chiacchierata, no? Qualche consiglio tuo invece, quale potrebbe essere? Per quanto riguarda gli abbinamenti, sicuramente il rum invecchiato è adattissimo per un abbinamento con un cioccolato importante o con un sigaro, però poco
si pensa all'abbinamento invece del prodotto bianco che viene utilizzato sia come cocktail, ma l'abbinamento più interessante che abbiamo provato è stato un abbinamento territoriale con la mozzarella di bufala campana. Cioè, quindi bere direttamente un goccio di rum bianco, del nostro rum bianco, dopo un morso di mozzarella. E questo è un abbinamento, per esempio, inaspettato, perché il distillato viene sempre relegato a fine pasto, ma ci sono tanti utilizzi che invece lo vedono protagonista anche in fase di antipasto e anche durante il pasto. Questa non l'avevo mai sentita. Quindi con la mozzarella di bufala, in abbinamento con la mozzarella di bufala. Per bere un buon rum, noi consumatori, che cosa dobbiamo stare attenti? Perché a volte, almeno la sottoscritta, si fa consigliare, non essendo un'esperta, quindi mi reco sul posto e mi faccio consigliare. Ma quali dovrebbero essere gli elementi chiave per un buon rum? Allora, sicuramente per quanto riguarda la tecnica di produzione, consideriamo i rum agricole quelli di qualità superiore, ma questo perché nel nostro modo di lavorare, cioè quello di partire dalle materie prime, tenendo in considerazione quello che è il valore di una materia prima, allora si cerca di lavorare con il puro succo di canna messo in fermentazione e poi distillato, perché ci sono altri modi di lavorarlo che invece dove il rum praticamente si ottiene invece che dal puro succo di canna si ottiene dalla melassa, che è uno scarto di lavorazione dello zucchero. Ecco, quelli sono dei rum sicuramente di categoria differente, di qualità che spesso è inferiore proprio perché la melassa rappresenta comunque uno scarto della lavorazione della canna da zucchero, del processo di lavorazione dello zucchero. E L'invecchiamento, ad esempio, quindi Antonio, quanto è cosa? importante l'invecchiamento di un rum? Per quanto riguarda l'invecchiamento, invece, sicuramente l'importante è avere delle botti di qualità in cantina e poi avere praticamente una produzione che possa seguire un disciplinare di invecchiamento che nel caso italiano deve essere autoimposto dall'azienda, perché gli unici disciplinari per il rum sono quelli là francesi, insomma. Qui in Italia chiaramente non c'è nulla di normato, quindi sicuramente il consumatore ha bisogno proprio di entrare in contatto con la realtà, capire come lavora e iniziare un percorso di curiosità e di, diciamo, di piano piano di approfondimento. Un'altra cosa bella che sto notando in questi tempi è proprio l'avvicinamento di tante persone proprio a questo mondo, no? Partecipando a dei veri e propri corsi di assaggio, di rum, di distillati in genere, quindi non solo il vino, ma anche le grappe, il rum. Si appassionano più le donne o gli uomini? Bella domanda. Diciamo che noi abbiamo avuto una sorpresa inaspettata nei confronti delle donne, perché per quanto riguarda ad esempio proprio le acquaviti di frutta, hanno un palato molto molto delicato, molto molto con aromaticità floreali, fruttate, che sposa proprio le tendenze di un pubblico femminile. Però poi per il resto no, chiaramente non ci sono regole. Sicuramente la grappa da sempre ha avuto sempre una concezione più maschile, mentre il mondo delle acquaviti si apre a un pubblico molto più vasto ed incuriosisce un po' tutti, donne e uomini. Antonio, abbiamo detto che
A Portico di Caserta, nella tua azienda, tu lavori insieme a tua moglie, no? Anche ella molto giovane. Mi dai conferma o meno? È quella bella ragazza che abbiamo visto nel Canneto in questa immagine in bianco Assolutamente. e nero. Sì. È vero? Confermo. Quindi dobbiamo ringraziare anche lei. Come si chiama? Sara. Ti dà anche lei una grande mano allora in questa attività. Ecco, Assolutamente sì. quanto è importante questa unione familiare per portare poi avanti questi progetti, queste attività? Allora, un'attività del genere è sicuramente un'attività a tempo pieno. È inutile dire che noi siamo H24 in opera, anche perché le risorse sono sempre limitate anche da un punto di vista proprio della manodopera. E siamo riusciti a realizzare il nostro equilibrio proprio trasferendoci direttamente qui a Portico di Caserta. Quindi noi abbiamo praticamente la distilleria. E poi su abbiamo l'abitazione. Grazie a questa, diciamo, concentrazione famiglia, azienda, lavoro, riusciamo poi a gestire un po' tutto. Salutami tua moglie Sara, io ti ringrazio per Grazie. esserti collegato con Kaia per parlare del mondo dei distillati e della canna da zucchero, quindi il rum da canna da zucchero e complimenti perché sei un giovanissimo che ha creduto in un progetto legato alla propria terra e quindi porti avanti i valori e le tradizioni di questa campagna. Grazie, grazie mille, grazie a voi.